Da questo mese scatta l'aumento del canone RAI che è stato sancito in 112 euro. Stiamo ricevendo un bel po' di telefonate da parte dei nostri pensionati, specie dalle persone che hanno superato i 75 anni, per capire come funziona questa esenzione. Intanto dobbiamo dire che le condizioni sono tali che saranno ben poche le persone che potranno essere esonerate dal pagamento del canone RAI. Comunque le condizioni sono queste: avere 75 anni di età e aver compiuto i 75 anni entro il 31 di gennaio del 2012, allora non si paga il canone per tutto l'anno. Chi invece compie i 75 anni entro il 31/7 del 2012 può non pagare il secondo semestre del 2012. Però ci sono anche delle condizioni di ordine economico. Intanto in famiglia bisogna convivere solo con il coniuge, non devono esserci altri soggetti familiari all'interno del nucleo familiare, e possedere un reddito unitamente a quello del marito che è pari a 516 euro mensili. Quindi, come si vede, praticamente due persone dovrebbero vivere praticamente con una pensione minima. 516 euro mensili che corrispondono a un imponibile, perché stiamo sempre parlando di lordo, un imponibile di 6.713 euro annui. Per reddito si intendono tutti quei redditi che vengono dichiarati ai fini IRPEF, però in più in queste condizioni la RAI ha incluso anche il discorso di eventuali redditi rivenienti da investimenti immobiliari, cioè gli interessi, oppure redditi esteri tassati, no, tassati all'estero, non tassati in Italia. Sono esclusi dal calcolo di queste 6.700 euro tutti quei redditi che sono esenti dal pagamento IRPEF, cioè mi riferisco ad esempio alle pensioni di guerra oppure alle rendite INAIL, a quelle degli invalidi, e non viene considerata nel calcolo l'abitazione principale. Quindi, come vediamo, è ben poca cosa rispetto a quello che uno si aspetta. Infatti poi le persone rimangono anche deluse. Questa norma è in vigore già dal 2008, quindi chi avesse pagato in questi anni il canone RAI può anche chiedere il rimborso degli anni precedenti. Quindi, siccome c'è da compilare una modulistica, consigliamo alle persone di rivolgersi ai nostri centri CAF oppure direttamente alle nostre sedi.